Cari amici, finalmente sono tornato in mezzo a voi. Sono contentissimo di stare in mezzo a voi, vi voglio bene, perché ho avuto delle prove che voi romani mi volete tantissimo bene e sono con voi. Stavo pensando che i ragazzi che ti hanno fatto il primo scherzo, ci stavi dicendo? Sì. Che erano ragazzi che venivano alla tua scuola? Sì, frequentavano il mio istituto. Ok. Tu questi ragazzi poi li hai conosciuti? Li ho conosciuti a distanza di tempo. A distanza di tempo. Dopo quanto tempo tu hai saputo che erano loro a farti così? All'incirca dopo, diciamo, all'incirca sui 5-6 anni. 5-6 anni. Più o meno, non posso sbagliare di qualcosa. Ho sentito praticamente giravoce che poi li ha anche conosciuti, sono andati a mangiare fuori. Sì, siamo andati a mangiare fuori, anche perché loro hanno una tra questo, sì, questo ragazzo che mi ha fatto lo scherzo, che è il socio a un altro collega che hanno una trattoria delle vecchie mura a fianco alla Palazzo di Giustizia, che si trova a via 20 settembre. Questo collega che faceva la parte del direttore della San Giorgio. Ah, era lui, un certo Antonello. A proposito di Antonello, qui scatta un'altra domanda. Sì. Tu ci hai detto prima, insomma, tra le varie persone, sì, che poi hanno fatto parte, diciamo, della tua epopea, diciamo. Certo. C'è stato anche un Antonello abbastanza, anzi molto famoso, Antonello Venditti. Sì. Parlaci un attimo del tuo incontro. Allora, Antonello Venditti venne ad Aquila, sì, perché aveva un contratto di fare un concerto allo stadio comunale dell'Aquila. La prima cosa che chiese agli aquilani, o non so, all'organizzatore di questo, chi voleva incontrare Mario Magnano. Oh. Dopo tanto tempo, a diverse ore venne uno dei suoi collaboratori a trovarmi, perché gli hanno dato l'indirizzo che io abitavo a Torrione. E questo centro dell'Aquila, quasi centro dell'Aquila, quasi centro dell'Aquila. T'abito biondo, è un biondo, esatto. Venne lui, mi suonò al campanello, mi fece: buongiorno, lei è il signor Magnotta? Sì, io sono un amico di Antonello Venditti. Allora io mi mise a ridere un po', no? Perché mi sbaglio, mi sta a capire il culo pure tu. Proprio così, sì. No, veramente, mi dimostrò le prove che lui era uno dei collaboratori di Antonello, e mi ha detto: guarda che Antonello ti vuole conoscere di persona e ti vuole sul palco con lui. Per me è stato un grandissimo onore. A te poi piaceva pure Antonello Venditti? Beh, modestamente, Antonello Venditti è un bravissimo cantautore, romano, simpaticissimo, bravissimo, tutti superlativi. E io sono stato lì con lui, ci siamo conosciuti, tutte le belle cose, sono stato a fare il concerto con lui, certo lui cantava, io stavo lì vicino, facevo un po' da valletto. Valletto, se si può dire. Guest star. Ecco, bravo.